Oh, finalmente siamo arrivati al primo brevetto del basso tuba. Ricorda questa data, 12 settembre 1835, è ancora depositato oggi a Berlino. E chi depositò questo brevetto? Furono due personaggi, un costruttore prussiano, Moritz, e un direttore di una banda militare, Piprecht. Insieme depositarono il primo brevetto di cromatische Basstuba, ovvero basso tuba cromatico. Era uno strumento in fa, un po' come questo di oggi, solo un po' più piccolo, a 5 pistoni berlinesi. Era un sistema di allungamento automatico delle pompe. Fino ad allora, nel 700, per esempio, vi erano i corni naturali, i corni da caccia. Questi corni, piano piano, sono stati inseriti all'interno dell'orchestra. Si hanno i primi esempi con Beethoven, per esempio. Solo che per poter permettere di avere molte più note a disposizione, perché il corno naturale poteva fare solo suoni armonici, ovvero una cosa di questo tipo, e allora il compositore, sì, che melodia poteva assegnare ai corni? Ben poca roba. Allora, inizialmente cosa fecero? Misero quattro corni in orchestra, due in una tonalità e due in un'altra tonalità, in maniera che una coppia di corni potesse suonare determinate note e l'altra coppia di corni potesse suonare altre note. Questo però era abbastanza macchinoso, il compositore doveva tenere conto sempre delle tempistiche del musicista, di poter smontare una pompa, riposizionare una seconda pompa magari più lunga o più corta per poter cambiare tonalità. Allora, siccome questa cosa era abbastanza macchinosa, ci fu un inventore che, appunto, inventò il pistone berlinese che fu utilizzato, appunto, nel basso tuba. Questo pistone berlinese aveva la funzione di convogliare l'aria nelle varie prolunghe, e a quel punto tutto era a portata di mano. È molto importante proprio la storia del corno che ci porta poi all'invenzione delle prime valvole rotative, nel caso del basso tuba, del pistone berlinese. È quello che ci ha permesso di avere uno strumento cromatico, ma non è la sola e unica esigenza che ci ha permesso di avere il basso tuba. Perché in realtà, se andiamo ad analizzare un'orchestra sinfonica, per esempio, abbiamo la famiglia degli archi, dove c'è il violino, la viola, il violoncello, tutti questi strumenti avevano il proprio basso di riferimento, ovvero il contrabbasso. La famiglia dei legni, con l'oboe, il clarinetto, il flauto, il clarinetto basso, ma vi è uno strumento che fa la funzione del basso dei legni, che è il fagotto. Negli ottoni abbiamo la tromba, la cornetta che magari si usava all'epoca, abbiamo il corno, abbiamo il trombone, ma fino a prima del 1835 il basso di riferimento era uno strumento, abbiamo visto, no? Abbiamo parlato prima dell'oficleide che ti dava un po' di problematiche, ce ne volevano tanti per riuscire ad avere una buona sonorità. Non a caso Berlioni, nella propria Symphonie Fantastique, ne mise due oficleide per avere una buona sonorità e controbilanciare. Ma addirittura all'aperto l'oficleide soffriva ancora di più, e lo stesso Berlioz, nella propria messa funebre, mise in partitura sette oficleide. Un numero esagerato, ma proprio per compensare a questo strumento che, avendo dei tamponi molto grandi e aprendo così, a quel punto il suono si disperdeva moltissimo. Mentre invece il basso tuba, nel 1835, proprio ecco che assolve pienamente a questa funzione, al basso
della famiglia degli ottoni e riesce ad avere anche un suono molto poderoso, idoneo per tutte le fanfare e i gruppi militari. Perciò grazie a Wiprecht e Moritz per l'invenzione del Bastuba. Nel prossimo video avremo modo invece di vedere come si è evoluta la famiglia del Bastuba. A dopo, ciao!